Buongiorno a tutti, scusate per l'attesa, ma in Consiglio regionale richiedevano la presenza del Presidente. Salutiamo ovviamente i giornalisti che sono in sala e vedo i diversi giornalisti collegati online. Vi ringraziamo per la presenza perché veramente siamo di fronte ad una svolta della politica del passo dopo passo sulle nostre infrastrutture, nella visione in complessiva delle infrastrutture, molto rilevante. Un passo decisivo al quale stiamo lavorando per ottenere l'intero itinerario a quattro corsie. E la svolta qual è? Quella con cui, sulla quale lavoravamo con il Presidente sin dal nostro insediamento. Ottenere la progettazione, quindi il successivo finanziamento nei contratti di programma ANAS della seconda galleria della Guinza. Sapete che era insostenibile prevedere un collegamento di rilevanza europea tra Fano e Grosseto, tra tre regioni, Marche, Umbria e Abruzzo, con una galleria a un senso direzionale verso l'Umbria del traffico e soprattutto un percorso stradale che non fosse tutto realizzato a quattro corsie, ma in un tratto marchigiano barra umbro a due corsie, addirittura utilizzando il tracciato esistente a tutt'oggi, dove stiamo ovviamente percorrendo, dove chi conosce quel territorio percorre la strada per arrivare poi in Umbria e successivamente in Toscana. Così abbiamo riassunto in alcune schede che chiedo ai nostri operatori di scorrere alcuni passaggi per i quali abbiamo lavorato insieme ai colleghi di Umbria e Toscana, insieme ai colleghi che gestiscono le infrastrutture delle rispettive regioni e insieme ai presidenti Acquaroli e i governatori di Umbria e Toscana che si sono sentiti più volte per raggiungere l'obiettivo che abbiamo raggiunto due settimane fa, ossia l'11 marzo c'è stato il primo contatto con l'assessore Melasecche della regione Umbria che ha già comunicato nei giorni scorsi alcuni progressi dell'opera infrastrutturale nella sua regione. Il 23 luglio 2021 su mandato del presidente Acquaroli sono andato a trovare il collega della regione Toscana Stefano Baccelli e il 26/11 insieme al presidente Acquaroli abbiamo, dopo questa serie di incontri, interlocuzioni e rapporti, incontrato il ministro Giovannini. Andiamo avanti. Questo è importante perché anche poco fa ho visto dei comunicati di, me lo permetta il presidente Acquaroli che è stato un parlamentare, di parlamentari che si svegliano tardi e accusano la regione Marche e le altre regioni di aver fatto quello che è il compito istituzionale di queste regioni, sbloccare un'opera che è incompiuta da oltre 30 anni. E quegli stessi parlamentari, magari anche con funzioni di governo, nulla hanno realmente fatto per questa opera, perché poi sono i documenti amministrativi che parlano, non sono le parole che scriviamo sui tweet o sulle pagine Facebook. E questi sono i documenti. Il 26 gennaio 2022 ho avuto l'onore di rappresentare la Regione Marche e gli altri enti territoriali della nostra regione interessati da Fano Grosseto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove ANAS aveva presentato un progetto per il completamento della Fano Grosseto con due corsie. Ovviamente abbiamo sostenuto fortemente le rivendicazioni della Regione Marche, della Regione Umbria anche, della Regione Toscana, anche se il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riguardava il tratto marchigiano, ma con questa forza abbiamo chiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di chiedere ad ANAS la rielaborazione del progetto nel tratto marchigiano dove la Fano Grosseto era prevista due corsie significa con incroci a raso, con rotatorie e quindi non un itinerario europeo che collegasse Fano con Grosseto tutto a quattro corsie. La deliberazione, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dice esattamente: ANAS rielabora il progetto
e lo rielabori tenendo in considerazione le prescrizioni. Quindi esattamente, completamento deve essere rielaborato, integrato e aggiornato secondo le prescrizioni, raccomandazioni e le osservazioni formulate nei sopraindicati considerata. E i sopraindicati considerata che qui non abbiamo inserito sono proprio quelli della Regione Marche, che ha compattato la filiera istituzionale di tutta la provincia di Pesaro Urbino, quindi dai comuni sino ad arrivare alla provincia, chiedendola a quattro corsie. Questo è il primo passaggio, al quale segue nella slide successiva, andiamo ancora avanti, questo è il percorso nello stato attuale di progettazione dove siamo arrivati, alla elaborazione che la Regione Marche, la Giunta Acquaroli, io ho fatto ovviamente su indicazione del Presidente, abbiamo dato un incarico ad una società che si chiama, mi corregga, architetto Isfort, che è una società che studia la viabilità a livello nazionale e quindi anche i volumi dell'utenza trasportate dalla nostra viabilità, che studiando la Fano Grosseto nel sistema complessivo del master plan delle infrastrutture della Regione Marche, mette in correlazione la Fano Grosseto con la Perugia-Ancona, la cosiddetta quadrilatero, e a nord con tutto il Montefeltro, dalla Carpegna a scendere verso la Fano Grosseto. Questo studio è stato fondamentale per sbloccare previsione e la progettazione a quattro corsie dell'intero tracciato, perché ha dimostrato come gli studi pregressi di ANAS, che prevedevano sul tracciato della Fano Grosseto solo 6.000 mezzi giornalieri, ha smentito questo studio, dicendo che invece, tenendo in considerazione il rapporto della Fano Grosseto con la Perugia Ancona, quindi con la Bretella Pedemontana Intervalliva Fabriano Fossombrone e con la Carpegna Sant'Angelo Invado, chi conosce il territorio sa che c'è un tunnel incompiuto in mezzo alle nostre colline che viene utilizzato, ma non è ben collegato sia a nord con la Carpegna che a sud con Sant'Angelo Invado. Considerando l'incidenza di quelle due bretelle sulle quali la Regione Marche sta lavorando con fondi propri per la progettazione, il traffico della Fano Grosseto non sarebbe di 6.000 mezzi, ma addirittura di 26.500 mezzi, si dice equivalenti, considerando anche i camion, il traffico pendolari e il traffico occasionale, 26.500 mezzi per senso di marcia al giorno, che legittimano la realizzazione di una quattro corsie per l'intero tracciato. Ma c'è di più: non solo realizziamo una strada e ci sono i presupposti per realizzare una strada a quattro corsie, ma questo intervento così studiato va nel senso della sostenibilità ambientale. Perché? Perché il completamento a quattro corsie della Fano Grosseto e la realizzazione delle due bretelle fa sì che il traffico pendolare dei nostri territori, della nostra regione, diminuisca di percorrenza di 115 milioni di chilometri all'anno. Ossia, per fare un paragone, realizzando la Fano Grosseto a quattro corsie e realizzando le due pretelle che si collegano alla Fano Grosseto, noi faremo risparmiare agli automobilisti che percorrono i nostri territori circa 2.870 giri della terra l'anno. Capite la quantità di CO2 che risparmiamo? Capite quanta sicurezza guadagneranno i nostri automobilisti? E arriviamo alla realizzazione, all'autorizzazione che abbiamo avuto, o meglio che ANAS ha avuto, di progettare la seconda canna, anticipando addirittura i tempi e i fondi. Il 17 marzo 2022 la Regione Marche scrive ad ANAS, gli scrive che la Regione non vuole più attendere ulteriori tempi per il completamento della progettazione della Fano Grosseto e gli chiede di attivare il fondo progettazioni per la realizzazione della seconda canna. Il 4 aprile 2022 ANAS fa propria la richiesta della Regione Marche e scrive al Ministero chiedendo di essere autorizzata, secondo le argomentazioni riportate dalla Regione Marche e anche dei colleghi della Regione Umbria e della Regione Toscana che hanno fatto gruppo e con il Presidente Acquaroli, di
essere autorizzati appunto a utilizzare il fondo anticipazioni del Ministero per la progettazione della seconda canna delle quattro corsie fino a Mercatello Ovest. Il 13 aprile, quindi a distanza di poco più di una settimana, 9 giorni, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili scrive ad ANAS: sei autorizzato a progettare a quattro corsie il percorso della Fano-Grosseto fino a Mercatello e anche di progettare la seconda canna della Guinza. Voi capite che abbiamo ottenuto quello che abbiamo detto all'inizio: ottenere la progettazione e poi la realizzazione della seconda canna, che era l'ostacolo più grosso di collegamento tra le Marche, l'Umbria e la Toscana. Abbiamo ottenuto e siamo arrivati alla svolta storica e al punto in cui oggi noi siamo legittimati e ANAS è legittimata a virare e a cambiare la propria strategia e a progettare l'intera arteria a quattro corsie. Stiamo con la politica del passo dopo passo e grazie alla determinazione della giunta Acquaroli, io qui vedo, e questo è emblematico, presente quasi tutti i consiglieri regionali della provincia di Pesaro Urbino. Voi capite che quando si fa squadra, la squadra vince, e questo è il grande merito del presidente Acquaroli: aver compattato questa regione in una visione unitaria per ottenere una svolta anche sulla Fano Grosseto e avere finalmente collegate le Marche dalla Salaria e quindi da Ascoli Piceno fino alla provincia di Pesaro Urbino con quattro grandi superstrade e un'arteria ai piedi delle nostre montagne che sia simmetrica all'autostrada e che colleghi tutti i nostri territori interni. Detto questo, io passo la parola al nostro presidente, al presidente Acquaroli, che mi ha permesso, perché i fondi anche per lo studio di eSport vengono da una decisione della giunta regionale della nostra maggioranza, ci ha permesso di lavorare per creare i presupposti che hanno portato a questo risultato. Grazie presidente. Buongiorno a tutti, grazie a te Francesco. Io credo che siamo davanti a un documento, quello del Ministero, molto importante per la nostra regione, e di questo voglio ringraziare anche il Ministro Giovannini e gli altri presidenti delle regioni interessate a questa infrastruttura. In particolare mi permetto di citare il Presidente della Regione Toscana e il Presidente della Regione Umbria. Perché sia Gianni che la Tesei hanno mostrato, seppur, e in particolare Gianni, perché non ha un interesse diretto sul suo territorio regionale, a riconoscere l'importanza di questa infrastruttura e di questo nodo infrastrutturale sul collegamento est-ovest. E devo dire che in un anno e mezzo abbiamo ha fatto un grande lavoro tenendo sempre in forte considerazione l'importanza strategica della galleria della Guinza e della Fano Grosseto. È un punto nevralgico, perché la realizzazione sia nell'apertura della prima canna che la progettazione e la realizzazione della seconda canna rappresentano un budget molto importante nell'economia della realizzazione dell'opera complessiva. E dicevo, il fatto che si sia riusciti a raggiungere la riapertura della prima canna e non temporalmente secondario il fatto che questo tipo di approccio da parte di ANAS e della regione ci consentono di fatto di arrivare al prossimo accordo di programma inserendo non la progettazione ma la realizzazione, che tradotto in un gergo della burocrazia, noi anticipiamo la realizzazione di qualche anno in questa maniera, cioè fra 3 anni, quando avremo il progetto esecutivo, fra 3 anni e mezzo, quando avremo il progetto esecutivo, non dovremmo aspettare, come sarebbe dovuto essere se non c'erano questi passaggi, un altro accordo di programma, ma già avremo la possibilità di finanziare il cantiere. Questo è un aspetto determinante, che non significa chiaramente che tutto è stato risolto, significa che è stato fatto un passaggio però storico e che noi dobbiamo continuare a monitorare quotidianamente
come stiamo facendo, l'evoluzione di questa strategia, l'evoluzione di questi fatti. Chiaramente non voglio aggiungere altro, mi sento di ringraziare l'assessore Baldelli e l'architetto Goffi che hanno fatto avanti e dietro su Roma per tantissime volte per questa e altre infrastrutture, ma questa in particolare, e stanno lavorando sulla visione di un sistema viario e infrastrutturale complessivo. Devo aggiungere che questa opera diventa per noi un'opera liberatoria, innanzitutto perché dopo oltre 30 anni finalmente sta prendendo un verso. E guardate che terminare un'incompiuta significa ridare dignità anche a una storia di questa opera che stava evolvendo nel peggiore dei modi. Ricordo in campagna elettorale una serata intera dedicata dai sindaci della zona sulla piazza di Mercatello Sommetauro addirittura a raccontarci a noi candidati e a tutti noi candidati la storia di questa della galleria della Quinza. E poi perché non so se ci siete mai stati, ma arrivando alla Quinza si percepisce l'importanza di quel punto. Cioè noi abbiamo una percorrenza media per passare dalle Marche all'Umbria e viceversa che è oltre 40 minuti circa. Arrivando alla Quinza noi vediamo un rettilineo già realizzato dove la luce che si percepisce dall'altra parte in realtà è proprio l'Umbria. Quindi noi andiamo solo con questa opera ad accorciare i tempi di percorrenza in maniera netta. È come se buttassimo giù un muro tra due realtà. E quel muro potrà avere dei benefici enormi dal punto di vista commerciale, dal punto di vista turistico, ma soprattutto anche per quelle politiche delle aree interne a cui noi vogliamo aspirare, perché si tratta di un muro che accorcia i servizi, che crea dei presupposti completamente diversi. L'abbiamo potuto sperimentare, come più volte raccontato, con la Quadrilatero, che ha creato una relazione tra mondi, realtà, città, economie che mai avevano avuto possibilità di confrontarsi e di parlare così in maniera stretta, e questo è un primo passo per poterlo fare con una realtà, con due realtà, quella della bassa Toscana e della provincia di Siena, Arezzo, Firenze e Perugia, che credo siano fondamentali per ridare quell'unità al Montefeltro che è auspicata, che può diventare un valore e un'attrazione. Quindi oggi raggiungiamo, raccontiamo un traguardo straordinario, veramente storico. Questo non ci esime dal continuare nella nostra azione di monitoraggio quotidiano, perché poi sappiamo che da quel documento al cantiere correranno qualche anno, però ecco, sicuramente questo passaggio dimezza il tempo potenziale di realizzazione del cantiere, lo dimezza, perché se noi non avessimo avuto il consenso a rientrare su questo accordo di programma, pensate, avremmo dovuto scrivere un accordo di programma senza seconda canna della galleria e poi nel futuro accordo di programma forse avremmo visto riconoscere la realizzazione della seconda canna, invece no, e quindi a questo dobbiamo dare grande attenzione e soprattutto un grande applauso, perché in un anno e mezzo riuscire a ottenere questo risultato non era scontato e non era semplice. Grazie Presidente, io verso questo passo decisivo per l'intero itinerario quattro corsie, se avete la pazienza, passerei la parola all'architetto Goffi che ci descrive quella cartina che abbiamo inserito nella slide, che dice anche lo stato di avanzamento della progettazione che abbiamo portato avanti insieme alla richiesta di ottenere la seconda canna della Quinza, perché poi il percorso è lungo. Io gli chiederei all'architetto Goffi di descriverci questa cartina. Sì, allora il tratto che va allora i lotti, faccio un piccolo riassunto, dall'Umbria fino a Santo Stefano di Gaifa vanno dall'1 al 10. Quindi il lotto 1 è il lotto che parte dalla E45. Salutiamo il presidente che ha richiesto in aula.
Allora, il lotto 1 si vede, scritto 1 è dalla, dalla linea grigia dell'E45, è in Umbria e quindi sale fino alla Guinza, che sono quei tratti celesti. Allora, in questo caso, adesso si sente, forse prima no, ebbene, in questo caso siamo nella fase in cui ANAS sta facendo il progetto definitivo, cioè quando vedete l'arancione vuol dire che è in fase di redazione il progetto definitivo. Poi arriviamo alla Guinza e non so se c'è un microfono portatile, così mi alzo che lo faccio vedere direttamente, lo indico. Funziona? No. Funziona? Forse sì. Allora, questa è l'E45, questo è il tratto in Umbria, è un tratto che vale più di 100 milioni di euro, in questo caso si sta progettando il definitivo. Poi arriviamo nel tratto celeste che è la Guinza, sotto questo profilo abbiamo una canna, come sapete, realizzata di 6 km, questa canna c'è il progetto che è già in fase, è già realizzato il definitivo, trasmesso al Ministero dell'Ambiente per la valutazione di impatto ambientale. Quando il Ministero dell'Ambiente darà l'assenso, mancherà l'esecutivo e fare la gara. Vale circa 100 milioni di euro. Vuol dire riaprire la Guinza per il lotto 2 e 3. Il 2 è i 6 km, il 3 è il tratto che da Mercatello porta alla Guinza, dove ci sono, che sono già realizzate ulteriori 2 gallerie e 3 viadotti. Quindi il lotto 2 e 3 abbiamo, manca il parere della valutazione di impatto ambientale, già trasmessa al Ministero ormai da mesi. Nel momento in cui il Ministero dell'Ambiente darà il parere, mancherà l'esecutivo e poi fare la gara. Poi abbiamo il lotto 4, che è il bypass di Mercatello, dove si sta stanno progettando il definitivo, quindi hanno già la fattibilità, fanno il definitivo, così come il lotto 7, che è quello d'Urbania. Quindi, come vedete, Urbania e Mercatello in arancione sono un po' più avanti della parte rossa. La parte rossa va dal lotto 5 e 6, che è Sant'Angelo, e poi dal lotto 8 al 10, cioè da Urbania a Santo Stefano di Gaifa. In questo caso è stato redatto un progetto di fattibilità che, come diceva l'assessore, è andato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e sia tutti i comuni, sia la Regione Marche, sia il Consiglio dei Lavori Pubblici hanno evidenziato, come dire, di modificare il progetto, perché sono state proposte 3 soluzioni. Quella scelta dall'ANAS era la soluzione numero 3, cioè in parte si utilizzava la viabilità esistente e in parte si faceva nuova ed era una C1, se non sbaglio. Mentre la richiesta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma della Regione Marche e di tutti i comuni interessati, era quella di progettare, come dire, un percorso che a 4 corsie, anche se realizzato a 2, ma fosse completamente in sede autonoma e fosse, avesse delle caratteristiche di velocità e di raggi di curvatura con una velocità maggiore, cioè quindi una B si chiama, non tanto una C, quindi una strada come se fosse a 4 corsie, quindi in sede autonoma come era il progetto originario. Quindi sotto questo profilo, quello che vedete in rosso è la fase, è la parte in cui stanno facendo il progetto di fattibilità. La seconda galleria della Guinza, stanno iniziando a fare il progetto, ma è finalmente finanziata la progettazione. Come evidenziava anche prima il Presidente, il Ministero sta gestendo la parte economica in maniera completamente diversa dal passato. Cioè nel passato finanziava la progettazione e la realizzazione, e poi stavano lì gli anni e i fondi rimanevano bloccati. Oggi finanzia le progettazioni, quando uno ha il progetto esecutivo finanzia la realizzazione. Quindi non ci sono opere finanziate complessivamente in Italia senza avere la progettazione. Cioè il primo step è progettazione, quindi il tratto di Urbania, il tratto di Mercatello hanno la progettazione completamente finanziata, perché poi una volta che ci sarà il progetto esecutivo in automatico vanno nella proprietà del contratto di programma. Quindi, come diceva il Presidente, il fatto che la seconda canna sia finanziata è fondamentale, finanziata la progettazione, perché appena sarà progettata ci sarà inserita nel contratto di programma. E la seconda canna, stiamo parlando di un costo di realizzazione che all'inizio si pensava sui 310 milioni di euro, adesso anche ANAS pensa che costa ancora un po' di più, quindi diciamo siamo tra i 300 e i 400 milioni realizzare la seconda canna. L'aspetto importante è che quindi finalmente tutto il percorso che va dall'E45 a Santo Stefano di Gaifa è in fase di progettazione, alcuni tratti più avanti, alcuni tratti più indietro, ed è tutta finanziata la progettazione. In alcuni casi, come la prima canna, il lotto 2-3, è finanziata anche la realizzazione. Grazie architetto, avete capito dove sta sostanzialmente la svolta. Abbiamo lavorato in quella politica del gioco di squadra
e del passo dopo passo a far comprendere anche con studi propri della Regione Marche, come abbiamo indicato in precedenza, con la funzione delle due pretelle che sostanzialmente confluiscono e fanno confluire il traffico sulla Fano Grosseto, a far comprendere al Ministero che era inaccettabile avere, e irrazionale più che inaccettabile, avere una strada che per circa 270 chilometri su 270 credo 240, 230, 238 a 4 corsie e il resto a 2 corsie addirittura sul tracciato esistente. Quello studio di traffico ha dimostrato che se così fosse stata realizzata l'arteria sarebbe stata non solo problematica da un punto di vista di sicurezza e di mobilità, ma sarebbe già stata satura al 92%, perché le due pretelle, quella che viene da Carpegna e quella che viene da Fabriano Sassoferrato, avrebbe fatto confluire sulla Fano Grosseto un volume di traffico tale che avrebbe già reso vecchia quell'arteria, pensata già dai nostri padri a 4 corsie. Questo studio voluto dalla Regione Marche ha sottolineato questa esigenza. Dietro questa esigenza la Regione Marche ha chiesto al Ministero, presieduto dal Ministro Giovannini, di autorizzare ANAS allo studio e alla progettazione della seconda canna del tratto a 4 corsie fino a Mercatello, che è sostanzialmente il passo decisivo che ha portato anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su nostre sollecitazioni, a chiedere ad ANAS di studiare già una soluzione per tutta l'arteria che sia che fosse raddoppiabile. Quindi credo di aver comunicato tutti, qui ringrazio i colleghi assessori alle infrastrutture della Regione Umbria e della Regione Toscana che hanno chiesto per loro voce che l'arteria fosse a 4 corsie anche nelle Marche, e detto questo siamo disponibili a rispondere eventuali domande dei giornalisti o in sala o collegate qualora ve ne fosse la necessità. Prego. Roberto Magnani, Roberto del Camino. No, dicevo questo, se avete capito, Alfredo Poppi parlava di possibilità di avere una strada separata da lui. No, io parlo da Mercatello a Santo Stefano di Gaeta, quindi 7-8 fino al 10. Separata a due corsie, però se non ho capito male. Ipoteticamente raddoppiare a 4, per capire questo passaggio. L'esecutività del progetto oggi interessa, riguarda due corsie benché separate dal sedime attuale, oppure cosa? Allora, il contratto di programma 2016-2020 di ANAS, su richiesta fatta allora, chiedeva il completamento della Fano Grosseto a due corsie, utilizzando anche il tracciato esistente secondo una geometria della strada definita tecnicamente C1. C1 è una strada larga 10,50, non raddoppiabile come superstrada. Tanto che siamo andati al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non ricordo esattamente la data, il 26 gennaio 2022, a discutere di quel progetto. È un progetto che non sarebbe in futuro mai potuto essere una superstrada. Lì abbiamo presentato gli studi della Regione Marche che indicavano il grado di saturazione della strada, facendoci confluire le due bretelle, che arrivava al 92%, quindi la strada aveva già, una volta realizzata, esaurita la sua funzione perché era già satura. E lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che non è un ente programmatorio, ma verifica lo stadio dei progetti che gli sono presentati, su queste osservazioni, lo dice proprio nel suo verbale, nel suo parere, adeguamento a due corsie del tratto Mercatello sul Metauro Santo Stefano di Gaifa, lotti 5-10, quelli studiati come C1 e in alcuni casi nemmeno come C1, in alcuni casi anche sul tracciato esistente, quindi realizzando una strada di 10,50 m senza incrociaraso e così via dicendo, tenendo in considerazione quindi di rielaborare, eccolo qui, di rielaborare il tracciato tenendo in considerazione le osservazioni, i pareri e le raccomandazioni presentati dalla Regione Marche e dagli altri enti con cui noi avevamo fatto ovviamente quella sinergia positiva per rivendicare il diritto di un territorio ad avere una strada moderna e non già superata.
Quindi superiamo quello che, diciamo, improvvidamente era stato previsto in quel contratto di programma e arriviamo, siccome il mandato del commissario è il completamento a due corsie, arriviamo a una progettazione che sia in alcuni tratti un completamento a due corsie, ma studiato non più come una C1, segmento geometrico della strada, ma come una B, cioè già una metà di una superstrada, da realizzare come una superstrada però a stralci, perché già con la lettera dell'altro giorno, quindi sono passati tre mesi da quel 26 gennaio 2022, ad aprile il Ministero già dice ad ANAS progetta fino a Mercatello Ovest a quattro corsie. Quindi già stiamo superando una politica che dicevamo del passo dopo passo, questa previsione io direi antistorica e contro le esigenze dei territori, non solo marchigiani ma anche umbri e toscani, ad avere un corridoio europeo vero tra i due mari, e siamo arrivati da una parte a una progettazione a quattro corsie e da un'altra parte a cancellare l'idea di una progettazione a due corsie non raddoppiabile ed avere una progettazione già a quattro corsie, perché abbiamo la metà di una B. Che cosa cambia da una C1 a una B? Non voglio entrare troppo nel tecnico, lei sicuramente conosce queste differenze, ma magari per il resto che non ha il resto di chi ci ascolta, che magari può non avere conoscenze tecniche sui segmenti delle strade, significa che i raggi di curvatura e le altimetrie della strada sono ovviamente di livello superiore rispetto a quello della C1, costano evidentemente di più anche in fase realizzativa, ma sono le due corsie di una superstrada. Parlava di Urbania, no? Da pronto, o meglio, progettazione esecutiva in atto. Definitiva in atto. La circolazione di Urbania, la ricordo, era ubicata tra le prime in assoluto, e questa avviene la presentazione definitiva come a due corsie. Adesso è acceso bene. Allora, viene progettata innanzitutto non come una C ma come una B, viene progettata come una B e il progetto, devono avere un'idea di fattibilità della quattro corsie, poi l'esecutivo sarà probabilmente su due corsie di una B. Come dicevamo prima, la B ha dei raggi di curvatura e delle altimetrie completamente diverse da una C1, cioè potrà non solo essere ampliata, ma sotto questo profilo ha tutta una serie di, anche come dire, la B in confronto alla C di suo, anche a due corsie, ha una velocità di percorrenza maggiore, chiaramente ha più margine di sicurezza perché è pensata per una velocità più alta, essendo parte, diciamo, di una quattro corsie. Sì, sì, ma l'aspetto fondamentale, come dicevamo prima, sono due aspetti. Al di là della B e la C, cioè la B è importante perché l'opera è, come si diceva prima, per 238 km a quattro corsie, ma non solo. La guinza sarà a quattro corsie, perché altrimenti è un senso unico, e il lotto 3 che è già realizzato è a quattro corsie. Quindi anche il tratto marchigiano ha già dei tratti, come dire, oggi non utilizzati, che saranno a quattro corsie. Il resto è un, come dire, un progetto che pensa alle quattro corsie, che viene realizzato per questioni economiche, magari in parte a due, ma sono tutte ampliabili. Ma l'aspetto fondamentale della riunione col Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è stata che ANAS ha proposto tre soluzioni e aveva scelto la terza soluzione, dove per parti importanti utilizzava la viabilità esistente. Voleva dire che oggi uno partiva da Fano, aveva le quattro corsie fino a Santo Stefano, poi a un certo punto aveva una C1 a due corsie, cioè 90 km all'ora, poi a un certo punto andava sulla strada esistente, dove magari c'era qualche intersezione, c'erano le rotatorie, poi ritornava su una due corsie nuova. Invece l'idea è stata l'indirizzo che ha evidenziato la regione con gli enti, è che la strada sarà non solo una B, ma sarà tutta in una nuova sede, cioè l'esistente, sta in modo che chi percorre questa strada, anche nei tratti in cui sarà due corsie, è una strada che non ha intersezioni a raso, cioè non ha qualcuno che esce da casa, no, come nella strada esistente, e va sulla strada principale. Quindi la strada sarà tutta, essendo una B,
come dire, una parte di una B, sarà progettata tutta come B e tutta in sede autonoma. Quindi tra le tre ipotesi che aveva fatto ANAS, la Regione Marche ha scelto la prima, che chiaramente è più costosa, perché se progettare una B piuttosto che utilizzare i tracciati esistenti ha dei raggi di curvatura più ampi, ha gallerie più lunghe, via dicendo, però è l'unica che garantisce una fruibilità e una sicurezza nettamente maggiore che utilizzare parte delle strade esistenti. Il costo lo dobbiamo vedere alla fine della progettazione, ovviamente della realizzazione dell'opera. Possiamo indicare all'incirca il costo della progettazione della seconda canna e della realizzazione. Diceva prima l'architetto Goffi, la seconda canna è intorno ai 400 milioni di euro secondo le valutazioni già fatte insieme a Danas, mentre la progettazione va attorno al 5%, quindi tra i 15 e i 20 milioni di euro solo la progettazione della seconda canna. Già autorizzati ovviamente dal Ministero. Poi dopo gli altri tratti, in realtà per sapere il costo bisogna vedere il progetto esecutivo, cioè quello che diciamo, quindi tant'è che anche l'ANAS stesso, che ne so, il tratto di Mercatello, il tratto di, sono tratti in cui stanno facendo i definitivi gli esecutivi, poi i costi verranno fuori in maniera esatta da lì, insomma. Sappiamo che riaprire il primo lotto della Guinza costa sui 90 milioni, questo diciamo c'è già il progetto definitivo, poi c'è il lotto numero 4 che viene un po' oltre i 100, però sono, come dire, al di là della Guinza che ha il definitivo, per gli altri bisogna aspettare il progetto definitivo esecutivo per sapere gli importi. Però il tema fondamentale è questo: siccome il Ministero ha cambiato strategia e quindi, ed è una strategia che noi come Regione Marche condividiamo, stiamo applicando anche direttamente. No, se mi permette, in questo abbiamo iniziato il dialogo, quindi in questo è stato fondamentale la strategia che abbiamo avuto appena insediati come Regione Marche, perché da circa 12 anni era assente un fondo progettazione nel bilancio della Regione Marche. Allora noi abbiamo pensato, ma come può una regione rivendicare di fronte ad un ministero delle opere se non vi sono i progetti? Quindi abbiamo inserito un fondo di progettazione di qualche milione di euro nel bilancio della Regione Marche, nel primo bilancio, dopo circa un mese dall'insediamento della Giunta, un mese e mezzo, che ci ha permesso di studiare quei passaggi che si inseriscono sulla Fano Grosseto e di giustificare di fronte al Ministero, sulla base di studi oggettivi, che quell'arteria era necessaria a quattro corsie. Ecco quando dicevamo la politica dei piccoli passi, no? La politica dei piccoli passi che è la politica del ragionamento, e poi davanti al ragionamento lo stesso ministero del quale diceva prima l'architetto Goffi, condividiamo la strategia, va finanziato in Italia ciò che è progettato, perché altrimenti comunichiamo ai cittadini delle opere che dopo 40 anni non ci sono e sono già superate. Quindi questa strategia della progettazione della Regione Marche per le due bretelle, insieme alle interlocuzioni con le tre regioni, con ANAS, con Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha creato questa svolta che attendevamo da 30 anni, ma che si basa sul buon senso, sul ragionamento e sulla politica del piccolo passo per risolvere i problemi. Beh, io posso dire questo, ovviamente il completamento di tutta l'opera finché non abbiamo la progettazione, che ha dei tempi tecnici come ogni tipo di infrastruttura importante come questa, vi posso dire che l'8 maggio finisce il tempo per la presentazione delle osservazioni in una conferenza di servizi asincrona per sbloccare i lotti 2 e 3. Perché oggi ci siamo concentrati ovviamente sulla seconda canna della Galleria della Guinza, sulla svolta ottenuta per la progettazione di una quattro corsie per tutto il tracciato, ma parallelamente è andato avanti il percorso e l'iter che insieme a Danas, insieme alle altre regioni e insieme al Ministero per sbloccare comunque i cantieri della Fano Grosseto, perché li realizziamo a stralci, perché comunque ancora il completamento dell'opera vede diverse decine di chilometri da realizzare, e quindi stiamo lavorando per sbloccare il lotto 2 e il lotto 3, che è proprio la galleria esistente della Guinza e l'accesso alla galleria della Guinza,
e la data di conclusione, diciamo, di questa parte del procedimento è proprio l'8 maggio, con la conferenza di servizi asincrona, il cui termine, se mi sbaglio mi corregge l'architetto Goffi, mi sembra che sia proprio l'8 maggio, per poi andare a cantierare la canna esistente mentre progettiamo la seconda canna, e andremo poi a completare l'iter anche per la realizzazione della seconda canna e degli altri lotti che si affacciano sul 2 e il 3, quindi il 4, la circonvallazione di Urbania e una serie di altre opere che arrivano fino a Canavaccio. Quello che da San Stefano di Gai Fasso arrivava poi fino a Mercatello, viene, è stato sposato quello sostanzialmente, poi perché probabilmente per il quale si era occupato in particolare quella volta, dice io ma sapevo, no? Di persone che conosciamo. Quindi sostanzialmente quello è stato, anche da parte dei sindaci del territorio, il tracciato che si è voluto sposare praticamente da San Stefano di Gai fino a Mercatello. Ribaltando un po' quello che era previsto nel 2016-2020 nel contratto di programma e le determinazioni anche di chi ci aveva preceduto, abbiamo chiesto di ritornare all'idea originaria, e l'idea originaria era quella di una quattro corsie su tutto il tracciato, su cui aveva lavorato al tempo la provincia di Pesaro e Urbino. Ovviamente non si utilizzerà quel progetto perché sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, sapete quando poi si perde tanto tempo nella realizzazione dell'opera, però diciamo che indicativamente è quella l'idea, e su quello abbiamo lavorato in alcune riunioni con i sindaci del territorio, anche con la provincia di Pesaro-Urbino, tanto che al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il territorio è rappresentato ovviamente dalla Regione Marche, dall'assessorato, e era presente il sindaco di Urbino, il sindaco Maurizio Gambini, che oggi è anche vicepresidente della provincia, collegati, c'erano gli altri sindaci e anche lo stesso presidente Paolini. Tutti insieme, il gioco di squadra, l'intelligenza del presidente Acquaroli di questa giunta, devo dire anche di questa maggioranza, visto che adesso è intervenuto il consigliere Cancellieri, ma vedo anche il consigliere Sir Filippi, c'è cioè il consigliere Rossi. L'intelligenza di questa maggioranza è stata lavorare anche un po' sotto traccia, ma lavorare tutti i giorni per arrivare all'obiettivo, mettendo insieme tutta la filiera istituzionale. Ci sono altre domande? Avete indicato un criterio come partenza dei lotti, cioè dalla lotto 10 per collegare magari un vino al mare, con l'otto 10 noi arriviamo a Vigo Gonzaga e il soltanto la bretella per un vino, oppure no, oppure. Allora, se riusciamo ad aprire la Galleria della Guinza, dobbiamo innanzitutto salvaguardare tutti i centri storici, questa è la nostra richiesta, no? Quindi le varianti ai centri urbani sono fondamentali. Io sto pensando a Mercatello, quindi l'8-4, sto pensando a Sant'Angelo in Vado, sto pensando ad Urbania, e poi c'è anche il problema su Fermignano Canavaccio. Quindi questi, rispetto all'arteria complessiva che da Fano arriva a Grosseto, sono delle priorità, perché poi scaricare traffico all'interno di centri abitati diventa un problema. Ecco perché stiamo sollecitando le progettazioni, perché una volta che sono pronte le progettazioni l'inserimento va in automatico nel contratto di programma ANAS, lo ripeteva prima l'architetto Goffi. Il cambio di mentalità del Ministero, fondamentale, dice ciò che è progettato io lo vado a finanziare, ci spinge, come abbiamo fatto sin dal nostro insediamento, non pensando a questo cambio di mentalità del Ministero, ma avere la progettualità pronta, ce lo dimostra anche l'Europa col PNRR, la progettualità pronta è quella che fa la differenza, e qui lo sta facendo sulla Fano Grosseto, ricordandoci che dobbiamo salvaguardare ovviamente i centri, quindi dopo il 2 e il 3 deve venire per forza il lotto 4, poi dobbiamo pensare ad Urbania, subito dopo al tratto Canavaccio-Fermignano, perché sono centri che non possono poi subire il passaggio dei tir e il passaggio di una massa veicolare così corposa, come abbiamo detto 26.500
mezzi per senso di traffico. Poi dobbiamo vedere e verificare anche se questo è vero, perché avete visto che gli studi di traffico sulla, ad esempio, Civitanova Foligno sono saltati. C'è molto più traffico di quello che ci si aspettava, perché poi quando uno apre un canale di comunicazione, il Presidente l'ha giustamente definito prima un muro, no? Quando tu abbatti un muro, un'immagine che mi è rimasta presente 2 settimane fa, che ero lì a Mercatello, è che io ero dall'altra parte della canna, che non si percorre, quella esistente, a 6 chilometri di distanza vedevamo le ombre di alcune persone che stavano facendo lo stesso sopralluogo dall'altra parte. Quindi quando si abbatte un muro, tu metti in comunicazione delle persone che prima non potevano vedersi, non potevano dialogare, e questo corridoio Fano-Grosseto è fondamentale anche per le strategie che stiamo facendo sul porto di Ancona. Attiviamo il collegamento verso il Lazio con la Orte Falconara e con ovviamente la Quadrilatero, ma quando in alcuni studi dove si diceva che erano solo 6.000 mezzi l'utenza della Fano-Grosseto, si diceva anche che la Quadrilatero aveva soppiantato completamente gli interessi della Fano-Grosseto. Non è così, perché noi apriamo altri mercati, altri rapporti, altro tipo di sviluppo economico, turistico, imprenditoriale, ma soprattutto mettiamo in collegamento il porto di Ancona con altro itinerario europeo, con i porti toscani e anche della Liguria, perché Piombino, Livorno, La Spezia, è quello il corridoio che viene attivato, soprattutto in un momento in cui l'Unione Europea ci chiede sostenibilità. Quei 115 milioni di chilometri risparmiati all'anno dagli utenti solo pendolari, quindi non considerando il traffico merci, non considerando il traffico occasionale che può essere quello turistico, in termini di sostenibilità è tantissimo, ed è quello che ci chiede anche l'Unione Europea nei nuovi indirizzi nel libro bianco dell'Unione Europea sui trasporti. Consigliere Rossi. Qualche onorevole umbro aspettava l'apertura, no, della guizza in tavola, una sola galleria, che a me sembra un'assurdità, conoscendo bene il territorio, vivendo lì e capendo e vedendo cosa c'è poi dal lato umbro. Secondo voi, questa ipotesi nel frammezzo dei lavori potrebbe essere fattibile e sostenibile? Allora, stiamo accelerando tantissimo, in accordo proprio anche con gli amici umbri e gli amici toscani, nella progettazione, anticipazione. Se voi guardate i documenti ufficiali, poi te li farò vedere, Giacomo, i documenti ufficiali, noi chiediamo l'anticipazione della progettazione. L'anticipazione della progettazione significa lavorare sin da subito su ciò che abbiamo in mano, quindi la canna esistente, per averla pronta, e contestualmente accelerare la progettazione e quindi il finanziamento, poi una volta avuto la progettazione nel contratto di programma, con questa nuova mentalità del Ministero è molto più rapido, per far partire contestualmente, mentre si lavora di là, i lavori per la seconda canna, quindi recuperare molto tempo, dimezzare i tempi, come diceva prima il Presidente Acquaroli, in maniera tale che quella ipotesi si sposi bene, quella che oggi si leggeva, non mi ricordo se sul Carlino o sul Corriere Adriatico, quella ipotesi sia, diciamo, in qualche modo si sposi con la seconda canna. Quindi velocizzare la prima canna e velocizzare contestualmente la seconda canna. Entrambe fanno un gioco a favore alla realizzazione dell'opera nel suo complesso. Quindi in teoria ci potrebbe essere nel contesto questa apertura, cioè la fruibilità di una canna, e se viene fruita dove esce? Allora, far uscire, che tipo di traffico c'è? Perché poi chiaramente fa fatica una macchina a passare tra Mulattiera di Parmigiano. Immagino un camion, quindi potrebbe essere fattibile. Il camion non sono previsti nel passaggio della canna esistente, e è previsto una limitazione di mezzi anche di autoveicoli, qualora
finisse prima, dovesse finire prima la canna esistente rispetto al raddoppio, e la commissione galleria aveva indicato solo un senso di marcia. Queste sono le notizie ad oggi, che io ritengo progressivamente superate, perché stiamo accelerando con la seconda canna. Ovviamente le notizie che tu hai letto sulla stampa sono corrette, nel senso che ovviamente quel parlamentare fa riferimento ai dati oggettivi che c'erano fino a ieri nel tratto umbro per l'apertura della canna esistente e di quella conferenza dei servizi il cui esito si aspetta l'8 maggio. Credo che possiamo concludere. Vi ringrazio tutti e ringrazio anche i consiglieri regionali presenti. Grazie.